Ieri sera, quando sei salito sul palco insieme a Gabriele Salvatore, Santoni Servillo, per parlare, per presentare il filmetto, non voglio dire nulla perché non l'ho visto, ne parleremo dopo. Ora che l'hai visto, che impressione hai avuto nel vederti in questa storia così emozionante, così coinvolgente? Sì, in modo diverso da Johnny, però mi è piaciuto molto anche questo film, è completamente diverso. Forse il tratto che li accomuna è che anche qui io e Tony ci conosciamo da tantissimi anni, c'è stima e affetto reciproco. Ci è capitato di lavorare insieme 2 o 3 volte e ogni volta o non abbiamo scena insieme o ne abbiamo una. E quindi ecco, anche qua, cioè, ci siamo ma non ci incontriamo mai. E invece con Gabriele Salvatore, sei uno dei registi, forse il regista con cui hai lavorato di più in quasi tutti i suoi film. Ma guarda, quando ho letto la prima volta la sceneggiatura del Ritorno di Casanova, hai visto che alla fine c'è una scena, solo quella appunto con Tony, dove sono l'attore che interpreta Casanova, non più perché siamo al Festival di Venezia. E in sceneggiatura quel personaggio era indicato l'attore che interpreta Casanova, non aveva nome. Leggo la sceneggiatura e chiamo Gabriele. E gli dico, lo sai come si chiama quell'attore? E Gabriele mi fa, no, come si chiama? Federico Lolli si chiama. Ora adesso non siete obbligati a ricordarvi, ma Federico Lolli è il nome del personaggio di Tournée, che era un attore. Brividi! È quello che mi ha detto Gabriele, mi ha fatto venire i brividi. E questo è un sottotesto, non lo sa nessuno, lo dico a lui stamattina per la prima volta. È stato un sottotesto, non lo sapeva nessuno, neanche nella troupe, lo sapevano solo io e Gabriele. Ma questo vi fa capire che in un colpo solo, noi facendo questo film, raccontavamo. Buongiorno Fabrizio. Io ero ieri alla proiezione del film, mi ha fatto molto piacere vedere che il cast è rimasto a vedere il film insieme al pubblico e ha poi ricevuto gli applausi, i complimenti alla fine del film. Oggi c'è un teatro pieno a parlare del film che hanno visto, che abbiamo visto con lei. Si parlava anche di velocità, lentezza, di tutto che è diventato digitale. E della crisi del cinema. Non pensa che probabilmente ci sia bisogno, che la gente abbia bisogno di presenza e quindi magari un modo per salvare il cinema sia dare quella differenza in più. Quindi lo dico sempre, però ogni tanto avere la presenza di qualcuno del cast con cui parlare del film. Beh, certamente questo aiuta, di solito insomma, lo si fa, anche se forse in maniera limitata si accompagnano i film come ci sta capitando a noi adesso con Casanova. Però il film è comunque una mediazione. Il spettatore ha davanti uno schermo, vede delle ombre proiettate sullo schermo. Il teatro in un momento come questo è giusto che abbia la meglio sul cinema. Perché la gente adesso vuole la cosa vera davanti, vuole la persona con il sangue che scorre nelle vene, non lo schermo con delle ombre. In più, questi 2 anni ci hanno fatto perdere delle abitudini che erano abitudini conclamate. 2 anni fa, il sabato e il giovedì, quando c'era il biglietto scontato, si andava al cinema, si sceglieva all'ultimo momento il film. Si andava al cinema, no? Era il rito delle comitive di amici, delle coppie, di tutti. Adesso si sta in pigiama sul divano e si aspetta che Netflix lo passi, no? E quindi questo l'unico modo per difenderci, per proteggere quello che facciamo, è di puntare al bellissimo, non più al bello. Dobbiamo puntare al superlativo, dobbiamo fare cose straordinariamente belle. Ogni cosa brutta che facciamo danneggia tutti e
ogni cosa bella che facciamo fa respirare tutti. Quindi ci dobbiamo, l'unica possibilità che abbiamo è di puntare in alto, di cercare di migliorarci sempre. Io, non la prendete come una cosa di presunzione, ma io quando leggo sul giornale bravo come al solito, Bentivoglio, io mi incazzo come una bestia. Perché io non sono mai il solito Bentivoglio, io sono sempre un altro e tutte le volte provo a migliorarmi. Quindi tu, se mi dici bravo come al solito, mi offendi.